Ma poi vi devo dire che in questi 10 anni da sindaco non ho visto criminali di successo, non ci sta, quelli li vedete alla televisione, nei telefilm, nei film vedete i criminali di successo. Per quella che è l'esperienza mia ed è l'esperienza di una città che ha tanti clan criminali, tanti, 14 sono i clan criminali nella mia città, non ne ho visto uno di successo, o sono finiti dentro la bara, sono morti, sono stati ammazzati per le faide tra di loro, o stanno in galera. Lo ripete ogni anno il sindaco di Bari Antonio De Caro quando arriva nell'istituto minorile del capoluogo e incontra i ragazzi. Lo spirito rieducativo degli istituti di pena subentra quando lo Stato, la famiglia e la scuola falliscono. Queste le sue parole pronunciate nella mattinata della Befana ai giovani che quest'anno hanno preso parte alla consegna delle calze dono della WISP, iniziativa che si ripete ormai da più di 10 anni e come sempre vuole omaggiare i ragazzi che hanno partecipato alle numerose iniziative che l'associazione sportiva mette in campo. Il caso di dirlo con i giovani. L'appuntamento di quest'anno si arricchisce di un ulteriore significato, quello contro la violenza sulle donne, campagna già sposata dalla WISP durante la scorsa edizione di Vivicittà. Abbiamo voluto donare le calze della Befana in buste particolari dove accanto al nostro logo c'è proprio un messaggio sentito e che è quello che la WISP vuole portare all'interno del Fornelli, vale a dire invitare tutti alla tutela delle donne.